Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e soprattutto buona Pasqua. Io sono Angela e voi siete ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Parliamo di ieri sera, del serale di Amici andato in onda il 3 aprile. Il primo eliminato è stato Tommaso, sotto lo sconcerto di tutti. La seconda eliminata è stata Rosa di Grazia. Daddy è a pezzi, ma il web esulta per la sua eliminazione. Vediamo cosa è successo dopo. Per i pochi che non lo sanno ragazzi, Daddy e Rosa sono fidanzati, si sono conosciuti nella scuola di Amici e innamorati, e il destino proprio ieri ha voluto che insieme sono finiti al ballottaggio finale. Quando infatti hanno capito che per uno dei due il loro sogno si sarebbe terminato e interrotto e non avrebbero più continuato insieme questo meraviglioso percorso, ovviamente sono entrati in crisi. Maria De Filippi però ha promesso sia a Rosa che a Daddy che il verdetto finale lo avrebbe dato fra un po' di tempo, in modo che i due potessero stare il più tempo possibile insieme, e così è accaduto. Infatti sono entrati Pia e Amedeo, poi si sono esibiti, in particolare Daddy ha cantato Zero Passi dedicando ogni parola proprio a Rosa. Sono entrati in casetta e così ragazzi hanno avuto il verdetto finale. Rosa e Daddy si sono scambiati davanti a tutti un ti amo e hanno confidato alla conduttrice che non è stato facile, diciamo, esibirsi insieme. Ha comunicato il nome dell'eliminato a loro due soli, Maria De Filippi, in veranda. Stavolta non ha convocato tutti, e quando ha detto che è Rosa l'eliminata della puntata, Daddy è scoppiato in un pianto liberatorio, inconsolabile, ed è andato in crisi. La ballerina, suo fidanzato, ovviamente lo ha abbracciato e stavolta ha dovuto essere più forte di lui, perché gli ha detto: mi raccomando, vinci, ti amo tantissimo, lo so che sei forte, tanto io ti aspetto fuori. Ma come vi avevo già anticipato dal mio video, se per Tommaso il pubblico web ha fatto una rivolta, per Rosa invece ha esultato. Infatti il pubblico ha reagito in modo diverso nei confronti di Rosa. Mentre Daddy si disperava su Twitter, gli utenti di Twitter invece esultavano. Rosa era uno dei concorrenti, si sa, meno graditi dal pubblico a casa, e in tanti infatti la pensavano proprio come Alessandra Celentano. Come per quanto riguarda Tommaso, in tanti sono a pensarla che al suo posto doveva uscire una Martina. Voi invece ragazzi che cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti come sempre. Io vi aspetto numerosi, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like di supporto. Io vi auguro nuovamente una nuova Pasqua e una buona domenica da Angela, da Tutto dal Web.